Allora, 4-1-3-2 non pare male, eh. 4-1-4-1 sarebbe per tryhardà. 4-2-4 per i giocatori più belli, secondo me. Cioè che abbiamo un po' più di possibilità di trovare qualcosa di utile. Perché non metto manco le tattiche, che cazzo me ne frega delle tattiche. Fai 4-2-4. Che merda. Vabbè, abbiamo Jokol, che ti devo dire. Mbappé, dai. Godo, porco d***o come godo. Va giocato sto draft, raga. Io ancora devo provare sto Kylian. Cioè, c'ho proprio voglia di provare sto Mbappé. Cazzo. Minchia, Mbappé di Natale è un signor draft, frate. Proviamo Totò. Vinicius. Porco Dio. Bro! Hanno aperto i rubinetti al draft, oh! Ammazza che cazzo, ma tipo mai visto? Vabbè, chiamiamoli tutti. Ciucciameni. Caddie. Quasi, eh. Ne sa che Ndombele lo prendo, però. O Van de Beek. Forse Van de Beek è meglio. Dai, faccelo ciucciare, dai. Io vorrei prendere De Bruyne. Ammazza che draft. Valverde per l'intesa è top. Però io vorrei prendere De Bruyne, raga. Dite Valverde, andiamo sul sicuro, eh. E sti cazzi. Va bene. Vabbè, Dumfries. In realtà Dumfries che mi prende... da Totò e l'Olanda da Van de Beek. È onesto, eh. Terzino sinistro. Mendy, dai. No, ok, questo è brutto. Questo è molto brutto. E darmi Sergi Cardona, dio cane. Così almeno vanno... Mamma mia, ragazzi, ma sono un animale. Chiedo umilmente scusa. Ok, la difesa è andata, eh. Ma chi è questo? Bassey. Pialo, che te devo dire. Che Riccardo Carvalho in realtà è buono. C'ha pure ancora, zio cane. Bremer e sperai in uno della Serie A. Ah, raga, io mi sa che è più Carvalho. Almeno lo provo pure lui. Non l'ho mai provato. Sti cazzi di Bremer, voglio provare Carvalho. Tanto comunque è Niro. Se fa intesa da solo. Amen. E vabbè, dammi Milinkovic Savic. Vabbè, dai, ci darà un portiere migliore, dai. Vedo a capire il cavaliere, bro. Il cavaliere dello zodiaco. Però non linka con cazzo di nessuno. Raga, ma mi sa che la panchina sarà tragica. Mi sa bene. Lenormand. Lenormand forse è meglio di questo. Il portiere mi serve, bro. Ah. Abbia Paolo Dybala, dio cane. Bro, ma sta mociotti, oh. Ma questo è un signor draft. È pure un Kunku. Dai, un portiere, te prego. Portiere tipo della Liga, un Courtois, capito? Te voglio dire. Udoj è bello. Però Premier League c'ho soltanto Jokol. Vabbè, ti cazzo. Dai, bro. Dammi quel cazzo di Courtois, su. Non mi fa giocare con Chevalier, dio ca, uno. Che poi ogni tiro che mi fanno è go. Dammi Reinildo, che mi sa che è meglio di questo. Mer se potrebbe pure provare, eh. Mi sa che dici Milinkovic va a 2? Bravo, è vero. Milinkovic ce va a 2, meglio. Magnon. Mike. Allora, guarda, non se potemo lamentare. Cioè, questo è un signor draft. È veramente il draft più bello fatto quest'anno per ora, eh. Molto bello. Alla fine che cazzo ce ne frega di chi difende? Ne faccio di più io, guarda che attacco. Ah, raga, i terzini devono rimanere immobili. Ma è che pure Milinkovic c'ha un plus plus tipo elegante. Oh, fuori dai pali. Ok, namo. Mazza che draft. Pensa, raga, immagina, perdo la prima. Quanto farebbe ride? Vinco draft con la merda. Vai, Reinildo. Oggi sto on fire, c'è da dirla, sta cosa. Giusto per correttezza. Perfetto, Mbappé una sega, ragazzi, buono. Eccolo, Kylian Mbappé. Ma questa è easy win, raga, lo dico io. Bro, Lenormand mi sta a trollare tutta la difesa, eh. Milinkovic, Savic. Fratello, Lenormand pare proprio stupido, mi sa che metto quell'altro in difesa. Lovini. Che altro mi sa che non difendo proprio. Cioè la mia difesa è nulla. Mbappé.
Ma ammazza la parata, bro. Comunque Mbappé per ora mi sembra letteralmente Mbappé base. My next, oh! No, raga, sa, devo giocare tutta, bro. È quel momento. Guarda, ma sto Dumfries è un pippone. È in finish verde con Di Natale che c'ha pure il cazzo de... Ah, hai capito, Snyder? Boh, vabbè. Ah, raga, sta partita sarà infinita, eh. Secondo me, vedo se riesco a fare 10 gol, vediamo, eh. Mi impegno. Voglio fare 10 gol, voglio fare. Mi sa che pure se mi impegno, eh. Che draftino. Mortacci. Cioè, non posso perderlo, capito? Ma che fa? Per fare la tattica del fuorigioco, raga, ha fatto... Raga, per fare la tattica del fuorigioco si è proprio fermato in mezzo al campo, tipo. Dai, basta, bro, basta! Dai, gioca, bro, però, se dobbiamo giocare. Cioè, se no, quitti. Fammi vedere se posso entrare su Car Market oppure se... Ok, sono entrato. Al momento ci abbiamo a disposizione 1500 euro da pagarsi all'arrivo, ancora 700 euro di roba. Bravo, le cose sono due. Allora, o decidiamo un bel box da aprire insieme in stream, una roba grossa, folle, che dico, bah, vaffanculo, la apro tutta, porco Dio, sono uno psicopatico. Oppure ritiro 2000 euro sul nero... E vediamo se raddoppiamo. No, ma te pare. A parte che sono autoescluso. Mi sono autoescluso, non voglio spendere soldi incazzate. Come il gioco d'azzardo. E non è spendere quello, è letteralmente bruciare. O me ci arricchisco la collezione Pokémon comprando carte gradate, che è quello che faccio di solito. Oppure sparo con box clamoroso e se famo un contenuto e guadagniamo, investo così. Box clamoroso non è diverso da puntare 2k sul nero. Allora, il discorso qual è? Che almeno un box clamoroso ci riguadagno con l'upload su YouTube e la streaming. Perché mi dura anche un po' come contenuto. 2k sul nero, frate, 10 secondi, finito il contenuto. Ok, 10 gol, perfetto. Però se esce nero, so 4000 euro. Oh no! E lì so due box clamorosi. Prima partita 10-0, ha smesso di giocare al 40esimo. Se siamo divertiti, abbiamo fatto una chiacchiera. Comunque ragazzi, io ve lo ricordo, se volete contribuire, ci sarebbero dei Lugia in vendita su Car Market. Uno a 700 euro, no, uno a 7,50 e uno a 8,50. Anche perché comunque è una spesa grossa, se lo capisco, cioè non è una spesa a cazzo. Vedi se mi ritorna qualche 10 de Lugia che... Bello! Bello! Mamma mia, Totò! Guarda che mi vi armatto, frate. Però no, veramente lì sarei matto proprio. Però tu pensa se io... Se mi comprassi un box tipo da 10.000 euro... 10-15.000 euro e me lo apro da solo. Sarebbe una mezza follia, però quanto sarebbe bello. Bello, Vini. Mamma mia, Vini. Come viaggi? Come viaggi, Vini? Mamma mia! Let's go! Però sto a pensare che se dovessi prendere tipo uno che come pull c'ha Leolo. Leolo so 12. Dovrei sperare più a 10 a tutte Leolo dopo che è grado. Mezzo ci potrei rientrare. Però dovrei più a 10 a tutto. Impossibile più a 10 a tutto. Però perché Mbappé è così lento? Ehi! Raga, cioè, ho trovato... Oggi è la serata dei Never Give Up al draft, comunque. Comunque sto arando. Raga, un'altra bella partita dove ci facciamo? Una bella chiacchiera. Che ne pensate? Oddio, vedo una start. Potrebbe essere il segno. Abbiamo il quit! Semifinale e finale. Pronti. Forse finale. Cazzo, questo copre... Questo mi sa che potrebbe saperne. Ho visto che copriva il kickoff.
Vinicius. È in finish verde a porta vuota perché non si sa mai. No, bello. Com'è buono? Male sti due che ho presi, eh. Sai che questo qua è quel game del draft, che se lo vinci, vinci il draft. No. Mamma mia, sti L1 triangoli li sta fa proprio perfetti. Pensata in finish. Ma arriviamo, mo l'arriviamo. Datemi audio. Partite troppo facili, ho perso concentrazione, bro. Certo. Vai Totò, forza. Bene. Bene, brutale sto game, eh. Allora, 3-3. Vincibile, penso, in ciabatte. Raga, c'ho Mbappé buggato su... Mbappé bloccato col centrocampista, raga. Testa X, bro. Mamma mia. Quanti me ne sto a mangiare, porco Dio. Bene, cambecchino eseguito. Porco Dio, che game di merda! Dio porco! No, vieni, dove cazzo vai? Mbappé, corri! Niente, Upamecano corre più di Mbappé. Mbappé dice, sarà infortunato. Si sa perché è infortunato. Dove vado? Subito! Sì! Kylian! Lo fa! 5-4, ragazzi. Guarda che gol. Un Kunku base. Il discorso è che questo contro di me è un ciolone a giocare. Ma proprio un ciolone. Gioca solo delle 1 triangolo e non si sa come cazzo fa a funzionare. Mamma mia, guarda Milinkovic Savic. Puttana Eva. Ah, pezzo de merda. Oh no. Eccoci. Werner base sotto al 7. Bro, ma che cazzo di tiri gli stanno facendo? Non devo assolutamente perdere il pallone. Ok, top. Molto bene. È un gameone, bro. Bel game. Questo è quel game, frate. È quel game al draft che se lo vinci, vinci il draft. Se lo perdi, perdi il draft. Giustamente. E adesso invece andiamo a fare la finale, che è già vinta perché è stata decisa dal game precedente. Raga, sento del freddo. Mezzo che non ci credo. Potrei mettermi una ferma. Vediamo sto gameplay come se balla. Questo lo vedo avvelenato con sti elastici. Ai ai ai. Ok. Il problema di sto modulo mio è che non difendo. Che mi sarei allungata malissimo. Malissimo. Me ne ero completamente andato. Me ne ero. Ti leggo, bro. Ti leggo. Milinkovic Savic. Lo sposto tutto. Lo sposto. Me lo prendo tutto sto gol, ragazzi. Cioè, gol a culo, finale del draft, quitta sull'1-0. Posso dire che brutto finale, però. Cioè, tutta la roba. Dico, mo gioco una finale combattuta, 1-0 quit. Paghiamo ste win, va. Vediamo i premi.
25k e mega da 35. Sobiamo, che te devo dire? Certo, però i premi del draft vanno reworkati, dai, su. E che cazzo ci vuole? Ma reworkate sti premi, oh. I pacchi che danno sono veramente vecchi, cioè stanno sti premi da quando hanno introdotto il draft, FIFA 15. Damogliela un attimo una ripulita, zio cane. Vabbè che il draft però, come avevamo detto, se dovessero aumentare tipo i premi, il draft non sarebbe una modalità tra virgolette chill. Il problema è che probabilmente il draft ad oggi neanche è una modalità chill, perché cioè la gente forte la becchi lo stesso. Ok, ah, questi qui sono i premi del draft. Che schifo. 10,80 più, vediamo. Walkoutone Irene Paredes. Allora, vediamo il 25k. Niente. Mega pacchetto raro che ci offre la bellezza di... niente. Guarauco. Buonissimo. Vattene a fanculo, va, porco di...